Buongiorno, come state? State bene, spero. Oggi desidero leggervi una storia in occasione del giorno della memoria. È un giorno in cui noi ci ricordiamo, i vostri insegnanti vi spiegheranno di che cosa ci ricordiamo, ma lo capirete anche voi mentre ascolterete questa storia. La stella che non brilla. L'autrice si chiama Guia Risari. E l'editore si chiama Gribaudo. Iniziamo. È gennaio, fa freddo. Fuori cadono fiocchi di neve grossi come gomitoli. La mamma corregge i compiti e mi ha chiesto di non disturbarla. Il papà sta scrivendo a un amico d'infanzia che non vede da moltissimi anni. Potrei giocare col gatto, ma non lo trovo da nessuna parte. Sarà uscito a fare le sue solite cacce al piccione. Ne approfitto per esplorare la casa che ci hanno lasciato i nonni l'anno scorso, andando ad abitare in un altro appartamento. A un certo punto mi viene in mente la soffitta. Mi avvicino al grande armadio scuro pieno di cassette di legno, vecchie fotografie, lettere, documenti misteriosi. Mi sono messa a guardarli e non ci ho capito niente, ma forse è una di quelle cose con cui bisogna riprovare. Sposto una cassetta e che cos'è? Ho una scatolina di ferro arrugginita. La afferro e la scuoto. Cerco di aprirla, ma la ruggine ha fuso il coperchio. Noto un cacciavite che spunta da un grosso cestino e lo prendo. Lo uso come leva e alla fine la scatolina si apre. Che delusione! Mi aspettavo qualche tesoro, monete, un vecchio gioiello. E invece dentro ci sono una stella di stoffa marroncina, una foto e un dente. Un dente? Cosa ci fa un dente qui? Fisso la stella, è strana. Ha sei punte, nel centro c'è scritto qualcosa che non riesco a leggere. Osservo con attenzione la foto. Ritrae un gruppo di uomini in pigiama. Hanno i capelli rasati e le facce magri come teschi. Si vede che stanno facendo lo sforzo di sorridere, ma il risultato è strano. È come se avessero dimenticato come si fa. Il dente è un molare, un grosso molare, fa un po' impressione. Rimetto tutto nella scatolina, poi la riapro, non riesco a resistere. Quegli oggetti misteriosi mi chiamano. I miei genitori mi hanno fatto promettere che non avrei portato in casa niente dalla soffitta senza chiedere, per via della polvere, ma questo devo portarlo. Scendo a pian terreno e cerco la mamma, che ancora china con le sue matite colorate. Vado a vedere se il papà mi può dar retta. In effetti sta rileggendo la lettera, così mi faccio sentire. Che c'è, Eva? Ho trovato questa in soffitta, posso tenerla? Lui allunga la mano, la apre. Sai cosa c'è qui dentro? Sì, una stella, una foto e un dente. Lui si prende la testa fra le mani. Sì, ma sai cosa significano questi oggetti? No, non lo so. Mio padre si alza e va a cercare mia mamma e la interrompe senza esitare. E questa cos'è? Sento che dice lei, poi solleva il coperchio e sospira, quasi singhiozza. Gliene parli tu? Non me la sento. Potremmo domandare a mio papà. Un'ora dopo sento lo scampanellio del nonno, dlin dlon, seguito da tre, dlin dlon, rapidissimi. La regola vuole che sia io ad aprirgli. Come va, signorina? Mi chiede tutto sorridente. Ma io ho l'abitudine di leggere le espressioni e vedo che c'è un tremolio di preoccupazione dietro il suo sorriso. Ma è possibile che la mia scatolina provochi tutto questo trambusto? Sto bene, nonno. Mio padre gli consegna la scatolina e lui la afferra con la mano che trema un po'.
Poi mi chiede: sai perché sono qui? Per la scatolina. Coraggio, portami dove l'hai trovata. Così lo precedo fino al solaio. E lui prende due sete di paglia un po' malconce e mi fa cenno di sedermi. Vedi, chi potrebbe raccontarti davvero la storia è mio padre, il mio bisnonno, proprio lui, ma non c'è più. E anch'io, anche se ero piccolo, so che cosa è successo. La guerra. Hai sentito parlare della guerra? Faccio di sì, anche se ho le idee un po' vaghe. Bene, in Italia prima della guerra c'era il fascismo e in Germania il nazismo. Questi paesi erano guidati da due persone, l'Italia da Mussolini e la Germania da Hitler, che credevano nella guerra, nella dittatura e che odiavano noi ebrei. Così gli ebrei sono diventati nemici da imprigionare e mandare lontano, anzi da uccidere. Da uccidere! Ma perché? Beh. Non c'era una ragione vera. Gli ebrei prima perdevano tutti i loro diritti, il lavoro, la casa, la possibilità di spostarsi, poi venivano mandati in campi speciali dove si moriva di fame, di sporcizie, di tante malattie. Il lavoro là era durissimo, massacrante. E anche in pieno inverno gli ebrei indossavano solo l'uniforme che vedi nella foto e i piedi degli zoccoli che facevano venire delle piaghe. Ho voglia di piangere, ma mi faccio coraggio. E la stella? La stella in origine era gialla. Nei territori invasi dai nazisti ne veniva data una ad ogni ebreo da cucire sui vestiti perché si riconoscesse che era un ebreo. Cos'è successo al bisnonno? È stato inviato nei campi, mentre io e mia madre siamo riusciti a passare la frontiera e a metterci in salvo in Svizzera. E il bisnonno è tornato, sì, è tornato. Pesava solo più 40 kg e non parlava più, scriveva solo. Beh, credo che mi servirà tanto tempo per capire. E il dente? Il dente era del suo miglior amico, quello che gli aveva salvato la vita nel campo e che non è più tornato. È l'unico ricordo di lui che è riuscito a portare con sé, insieme alla stella. Per un po' io e il nonno restiamo senza parlare. Penso a quello che mi ha detto e mi sembra incredibile. Sono morte tante persone in quei campi, almeno 6 milioni di ebrei. Ma sono stati uccisi anche Rom, prigionieri dell'Est, tutti quelli che non erano d'accordo con Mussolini e Hitler, che avevano gusti diversi, chi aveva una mente o un corpo deboli. Ma tuo papà alla fine ha parlato, chiedo, e non allunga una mano e mi accarezza la testa. Sì, ha parlato e ha raccontato tutto per una settimana. Non ha fatto altro che descrivere la prigionia e quel che aveva visto. Poi non ha più detto niente di ciò. Come si chiamava? Si chiamava Noè ed era molto buono. Abbasso la testa, mi sento triste per tutta questa storia. Avrei voluto conoscere il mio bisnonno e far qualcosa per lui, consolarlo. Il nonno percepisce il mio dolore. Non devi soffrire, già troppi l'hanno fatto. E allora cosa devo fare ora che so cosa sono questi oggetti? Ricordare, devi ricordare perché niente del genere possa mai ripetersi. In ebraico si dice Zakor. Lo guardo, mai il nonno mi era sembrato così bello. Zakor, ripeto. Zakor per sempre. Esatto, Eva. Ricorda e racconta. Mi mette le mani sulle spalle e piange in silenzio. È la prima volta che vedo piangere il nonno e che capisco che questo è un dolore grande, più grande di noi. Stringo la scatolina tra le dita e decido che la porterò sempre con me. Poi il nonno
Si fruga nelle tasche e mi mostra un seme. È di betulla e ha molti, molti anni. Andiamo a piantarlo? Il nonno si alza e sorride. Sì, andiamo. E mi prende per mano. Fine. Bimbi, pensate a questa storia e se volete, ascoltatela un'altra volta. Ci sentiamo presto. Ciao, a presto!